Per Messi, entra l'aria, Messi, è giunto Messi, gol! Messi, immenso Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 incredibile, incredibile, non mi puoi immaginare, non mi puoi immaginare, non ho visto mai ciò, non ho visto mai, incredibile, chi ne estem d'acord, una bandera ens agermana, blau gran al vent, un crit valent, tenim un nom que el sap tothom, avança! I s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torçar. Blau gran al vent, un crit valent, tenim un nom, el sap tothom, avançar.
de fanys són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torçar. Buonasera dalla Peña Blaugrana Roma, via Cimone 13, quartiere Montesacro, Roma. Presidente della Peña che vi parla, Massimo Argante, per questa trasmissione appunto che si intitola Aspettando il Derby Espanyol Barça. Domani alle ore 16 al Cornellà El Prat, lo stadio dell'Espanyol, si svolgerà questo derby barcellonese, derby di Barcellona tra Espanyol e Futbol Club Barcellona. In attesa che arrivino anche i nostri amici della Peña,
Luca Quarto, Pietro Liverotti, anche il nostro editore Marco Palumbo. Oggi abbiamo trasmesso questo pomeriggio dalla sede del Casale Garibaldi, nel quinto quartiere Casino 23 Villa De Santis, un quinto municipio, ex sesto, e abbiamo avuto questa bella sorpresa mentre andavamo in onda da lì, parlando con i nostri amici del Casale, con Mimmo De Angelis, con Luciano Chiolli, con Stefano Anello. Abbiamo avuto la sorpresa che c'era il corso di spagnolo, che è un nostro grande amico per metà romano e per metà catalano, è Culés, tifosissimo del Barça, che è il professore del corso. Insomma, l'abbiamo trovato, l'abbiamo intervistato insieme a una simpaticissima signora che segue questo corso e che c'ha in radio, ci ha letto una poesia di Pablo Neruda. Allora, insomma, che dire, come dice il nostro amico Luca Quarto, domani c'è questo derby importantissimo per la classifica, importantissimo per continuare questa grande liga, questa grande affascinante liga spagnola che porterà sicuramente fino all'ultima giornata tutte e tre le squadre in questo momento al vertice, Real Madrid, Atletico e Barça, rispettivamente la classifica la ricordiamo perché ci piace anche ricordarla dopo il classico, dopo le due sconfitte consecutive del Real Madrid, che vede l'Atletico de Madrid, l'Atleti come è chiamato, a 73 punti primo, e il Barça secondo a 72, e il Real Madrid segue terzo in classifica a 70. Real Madrid che viene appunto nelle ultime 5 partite da 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Io vorrei solo sottolineare il fatto che Real Madrid, incontrando le prime le Barça e Atletico, ha rispettivamente perso e pareggiato con l'Atletico e perso tutte e due i Clásicos con il Barça. Con l'Atleti al Bernabéu all'andata ha perso per, mi sembra, 2-0, e al ritorno al Vicente Calderón perdeva 2-1, poi è riuscito a pareggiare gli ultimi 10 minuti, ha fatto 2-2, e poi il classico lo sapete come sono andati a finire. Mentre tra Barça e Atletico l'andata è finita al Vicente Calderón 0-0, c'era stata anche la Supercoppa de Spagna, anche lì netti pareggi, perché 1-1 al Vicente Calderón all'andata con il gol di Neymar, eravamo sotto 1-0 con il gol di Villa, grande David Villa, ex barcellonista, e poi al Camp Nou fu 0-0, ma quanto abbiamo sofferto, tanto perché l'Atletico è veramente una squadra, l'Atletico di Cholo Simeone è veramente una squadra formidabile, che ci darà filo da torcere sicuramente nel quarto di finale appunto di Champions, dove il Barça è capitato appunto con l'Atleti, che ci sarà la settimana prossima, ci sarà martedì.